Sanremo 2023. È iniziata col botto la prima serata del festival, nel bene e nel male. Ci sono stati momenti di commozione, di curiosità e anche di cultura, ma purtroppo abbiamo assistito anche ad una brutta pagina di televisione. Il cantante Blanco, o Blanchito Bebe, come si fa chiamare su Instagram, ha letteralmente scioccato il popolo italiano con un gesto incommentabile. L'artista aveva cantato con il suo collega Mahmood la canzone Brividi, che aveva vinto Sanremo lo scorso anno. In seguito è tornato sul palco per cantare il nuovo singolo L'Isola delle Rose, ma c'è stato un problema tecnico. Blanco, durante l'esibizione, ha fatto capire ai tecnici che non sentiva la sua voce in cuffia. Ha cominciato a dimenarsi e a prendere a calci e a distruggere tutte le rose che trovava sul suo cammino, sotto gli occhi increduli del pubblico. All'inizio non si capiva se facesse parte della performance o se Blanco fosse impazzito, ma quando gli spettatori capiscono che sta facendo sul serio, cominciano a fischiarlo rumorosamente. E anche giustamente, direi. A questo punto entra Amadeus, che cerca di salvare la situazione e chiede a Blanco il perché di questo gesto. Il caro Blanchito non solo non si scusa, ma dice che voleva divertirsi in altro modo, poiché non era riuscito a farlo cantando. Un'affermazione che ha lasciato tutti scioccati. Amadeus era addirittura indeciso se fargli ricantare il brano in seguito, ma capendo quale sarebbe stata la reazione degli italiani, tutti hanno deciso di non farlo più cantare. Fiorello entra in collegamento e fa notare che questo non è stato l'unico gesto irrispettoso. Anche Salmo si è buttato in piscina con il microfono, che costava ben 2.500 euro. Fiorello poi dice: quello che ha fatto Blanco lo fanno le persone che non ci sentono. Anche mia madre, quando è a casa sua, se non ci sente, rompe tutto. Ma ha detto bene, a casa sua. E Blanco non era a casa sua, era in mondovisione davanti a milioni di occhi che hanno visto un italiano comportarsi in maniera indecente. Blanco ha mancato di rispetto a tutti i lavoratori e le persone che hanno reso magnifico il suo allestimento. Blanco, aspettiamo le tue dovute scuse. Alla prossima!